Venerdì 1 settembre 2023, buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 18:30 con Friday in Live, puntata straordinaria per parlare insieme della gara di questa sera. Poi questa sera, dato che oggi è giorno di partita perché alle 20:45 c'è Roma-Milan, questa sera nell'intervallo ci troveremo in diretta qui. Potete commentare la partita sul gruppo Telegram e poi il post-gara. Trovate tutte queste informazioni sul sito rinaldomorelli.it, che si è rinnovato e che questa sera, al termine della partita, vi darà la possibilità di votare i giocatori del Milan attraverso le vostre pagelle. Quindi mi raccomando, non mancate, una giornata molto molto importante. I temi di questo 1° di settembre, naturalmente il calcio giocato con la partita di questa sera tra la Roma e il Milan, la vittoria della Fiorentina 2-0 sul Rapid Vienna ieri, che permette alla squadra di Italiano di accedere ai gironi di Conference League, e poi i sorteggi di Champions, dei quali ieri abbiamo ampiamente parlato. Allora vediamo insieme le prime pagine dei giornali, oltre naturalmente anche un pochino di mercato, con l'affare Taremi che salta definitivamente e con Colombo che va in prestito al Monza per quel che riguarda il nostro Milan. E con le prime pagine dei giornali cominciamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera, che in alto apre, vedete, con la Champions League. Il Milan sfida il suo passato. Bene per Inter, Napoli e Lazio. A proposito di Napoli e Lazio, e soprattutto Lazio, sul Messaggero di Roma si parla della sfida tra l'amico Simeone. Buon sorteggio per Sarri, Champions, la Lazio contro appunto il Cholo Simeone, Milan girone di ferro. Poi questa sera alle 20:45 Olimpico pieno, c'è Roma Milan con Lukaku che dice faremo bene. Anche sul Mattino di Napoli si parla di Champions League, naturalmente. Eccolo qui il Mattino di Napoli, vedete qui in basso c'è Don Carlo sulla strada degli azzurri, sorteggio Champions, Braga e Union Berlino oltre ad Ancelotti, dunque il Napoli contro il Real Madrid. Andiamo a vedere la Gazzetta dello Sport e i quotidiani sportivi. Cominciamo dalla Gazzetta. Eccolo qua, che titola per quel che riguarda la Champions League: quasi bene. Sorteggio Champions è dura soltanto per il Milan, a San Siro gli ex Gigio e Tonali, Napoli, Inter e Lazio ridono, girone di ferro per Pioli, nerazzurri strafavoriti, Ancelotti al Maradona con l'Union di Bonucci che pesca Sarri, le big evitate. Eccoli qui i gironi, vedete Napoli con Real Madrid, Braga e Union, l'Inter col Benfica, il Salisburgo e la Real Sociedad, la Lazio col Feyenoord, l'Atletico Madrid e il Celtic, mentre il Milan con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. Ne abbiamo parlato ieri nel video specifico. La partita di questa sera, perché poi si parla di mercato, di Champions, di quello che verrà, eccetera, ma attenzione perché stasera si gioca una gara molto importante, perché tra l'altro c'è anche la sosta la prossima settimana. Occhio diavolo, Rijeko, Lukaku. I rossoneri cercano il tris a Roma, Mourinho pronto a far entrare Big Rom, addio Taremi, Colombo al Monza. E dunque, questa sera la partita dei rossoneri contro la Roma, la Fiorentina che vince per 2-0 in casa con il Rapid, con un rigore di Nico Gonzalez nel finale, protagonista della gara, doppio gol di Nico Gonzalez, e nei gironi di Conference la Fiorentina ribalta il Rapid di Vienna. Gli ultimi colpi o presunti tagli di mercato con l'Inter: regalo a Inzaghi, Klassen in Pole, su Van de Beek. Dunque, due giocatori ex Ajax che potrebbero, due giocatori, uno dell'Ajax e uno ex Ajax, insomma, che hanno avuto percorsi diversi e fortune e vicende alterne al di fuori dell'Olanda, potrebbero arrivare all'Inter per completare il centrocampo. Corriere dello Sport, il Napoli contro Re Carlo, Inter sprint per Klassen, Garcia trova il Real, il Braga e l'Union di Bonucci, Inzaghi cerca l'olandese e incrocia il Benfica, il Milan pesca il Paris Saint-Germain di Donnarumma, il Newcastle di Tonali e il Borussia Dortmund, e poi è Rom-Milan, vedete, Rom-Milan. La presenza di Lukaku accende la sfida all'Olimpico, il belga 65.000 per fermare Leao, Mourinho torna in panchina. Alle 19:30 la presentazione ai tifosi del centravanti che è pronto a debuttare, Totti però dice non siamo da scudetto. Doppio Nico Gonzalez, la viola promossa,
e l'italiano dice è un leader 2-0 al Rapid Vienna e lo spareggio è conquistato, insomma. E il rigore, secondo voi c'era il calcio di rigore per la Fiorentina? No, non ho visto bene, non ho capito bene dalle immagini se il braccio si stacca oppure no, un pochino. Qui rigore un pochino mezzo e mezzo. Comunque la Fiorentina passa. Tutto Sport è l'apertura dedicata alla Champions, naturalmente, con Donnarumma e Tonali, gli anti-Milan, e poi l'intervista a Timothy Weah, che crede nello scudetto e dice Dusan manco per Osimhen. Ho giocato con Osimhen, non lo scambierei con Vlahovic. Queste le parole pesanti del figlio di George Weah. Poi, vedete, buongiorno Toro, un amore così grande. La scelta gli ha fatto perdere soldi, ha spiazzato la società, ma ha moltiplicato l'affetto dei tifosi. Zapata arriva lo stesso e va a completare il reparto offensivo del Torino. E dunque arriva Duván Zapata ieri sera, è arrivato nel capoluogo piemontese. Ecco. Andiamo al romanista, un salto perché oggi gioca con la Roma, quindi è giusto dedicare spazio anche ai nostri avversari. Gigantesco, scrive il romanista. In un olimpico quasi esaurito, Romelu Lukaku si presenta ai tifosi. E dunque, questo è il titolo del romanista. Roma che oggi attende il sorteggio di Europa League alle 13. C'è il rischio Brighton, come scrive appunto il romanista. Andiamo agli approfondimenti. Cominciamo proprio dalla partita di questa sera, perché oggi si giocano due gare. Cominciamo da Roma-Milan. Eccolo qui: Roma-Milan e i duelli d'alta quota. Da Smalling a Giroud, ecco dove si decide la sfida. In difesa l'inglese contro il connazionale Tomori, in mediana war Reinders e Belotti si misura con il francese. Questa dovrebbe essere la formazione, dovrebbero essere le due formazioni. La Roma con Mancini, Smalling e Llorente davanti a Rui Patricio, Celik e Zalewski sugli esterni, centrocampo i tre in mezzo saranno Aouar, Paredes e Cristante, con Pellegrini alle spalle di Belotti, naturalmente in panchina sia Azmoun che Lukaku, mentre non ci sarà a questo punto Dybala. Per quel che riguarda noi, formazione confermata, formazione tipo, con Calabria, Chao, Tomori e Theo davanti a Maignan, Loftus-Cheek, Kroenig, Reinders a centrocampo, Pulisic, Giroud e Leao d'attacco. Questo dovrebbe essere lo schieramento del Milan di questa sera. C'è tanta attesa a Roma, naturalmente, per la partita, per quello che ci riguarda, e anche per Romelu Lukaku. Roma, io ci sono. Lukaku è già pronto, insieme a Mourinho, dice: faremo grandi cose. Eccolo qui, presentazione in stile USA, prima del match con il Milan, per il belga che parte dalla panchina, ma sogna già l'esordio, dice: non vedo l'ora. I test fisici sono stati positivi e i chili in eccesso sembrano essere soltanto un paio. Dunque, Romelu Lukaku, come uno qualsiasi di noi, con un paio di chili in eccesso. Vedremo se questa sera ci sarà effettivamente l'esordio di Lukaku. Rimaniamo sempre in tema di calcio giocato e andiamo alla Fiorentina. Fiorentina che vince per 2-0 con il Rapid di Vienna e accede anche quest'anno ai gironi della Conference League. Nico Gonzalez ribalta il Rapid e la Fiorentina vola ai gironi. Doppietta dell'argentino che nel finale decide dal dischetto. Bene anche Kwame, mentre stenta ancora Nzola, che ha fallito anche un paio di occasioni. Nella seconda parte l'assalto dopo il vantaggio è ancora più spinta con Beltran e Duncan. Il sorteggio quest'oggi con Eintracht, Lille, Bruges e Alkmaar, i pericoli per la viola. O calcio di rigore, secondo la Gazzetta dello Sport, c'è. Il rigore, dice l'arbitro, è andato un po' in confusione, ma il rigore lo riscatta, il rigore fischiato direttamente. Quindi evidentemente non ci sono dubbi. Alla fine della partita avrete visto sicuramente, se avete seguito la gara, le immagini di Vincenzo Italiano che, diciamo, si rivolgeva alla tribuna del Franchi con epiteti evidenti e, diciamo, piuttosto folcloristici. Italiano litiga con i tifosi. C'è un atteggiamento che non capisco, dice l'allenatore, preso di mira da un sostenitore. Commisso risponde: la squadra va incoraggiata. E dunque la Fiorentina passa ed entra nell'urna, ma c'è un'altra urna che ieri ha caratterizzato il giovedì, ovvero quella di Champions League, con il Milan
l'Inter, il Napoli e la Lazio, che sono state sorteggiate nei rispettivi gironi. Allora dall'urna un'Italia da 4x4, Milan sarà dura, trova Paris Saint-Germain e Tonali, Napoli e Inter ok, la Lazio ha delle chance, poteva andare meglio ai rossoneri, ma tutte le nostre squadre possono passare, conterà per averne 5 nel 2024. Ecco qui gli 8 gruppi, il gruppo A con Bayern, Manchester United, Copenaghen e Galatasaray, il gruppo B, Siviglia, Arsenal, PSV e Lens, il gruppo C, Napoli, Real, Braga e Union, nel gruppo D, Benfica, Inter, Salisburgo e Real Sociedad, nel gruppo E, il Feyenoord, l'Atletico Madrid, la Lazio e il Celtic, il nostro col Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e il Newcastle, mentre nel gruppo G, Manchester City, Lipsia, Stella Rossa e Young Boys, e poi nel gruppo H, Barcellona, Porto, Shakhtar e Anversa. Questi sono i raggruppamenti della Champions League. Un giro veloce nei gruppi: gruppo D, Inter avvio da favorita, vincere il giro nell'obiettivo minimo, dice Simone Inzaghi, vogliamo sognare ancora. L'orgoglio dei vice campioni d'Europa contro Di Maria e il Benfica, eliminato ai quarti nella scorsa stagione. Poi tutti gli approfondimenti sugli avversari della squadra nerazzurra, così come gli approfondimenti sulle squadre del girone del Napoli. Napoli diventa Real, ritorna Ancelotti, Osimhen e Kvara devono dimostrarsi all'altezza Madrid. Dall'addio a Carlo cominciò la rivoluzione che ha portato gli azzurri allo scudetto, e quindi il Real Madrid di Bellingham, poi il Braga e l'Union di Berlino del nuovo arrivo Bonucci, e poi il gruppo della Lazio. Lazio, scrive la Gazzetta dello Sport, è andata bene. Evitate le big, c'è l'Atletico, qualificazione alla portata. I biancocelesti pescano il Feyenoord e il Celtic, oltre agli spagnoli. Gli ottavi sono possibili. Pesca anche per il Milan in un girone di ferro. Eccolo qui, vedete, il girone di ferro del Milan. Diavolo d'assalto, Donnarumma e Tonali ritrovano San Siro. Baresi dice, ci temono. La Champions si incastra in un calendario di Serie A già difficile. Sfida in famiglia tra Teo e Lucas Hernandez. Qui gli approfondimenti sul Newcastle con un club ricco, squadra inesperta, Tonali, Giaffaro della mediana, poi Borussia Dortmund con Haller, c'è anche Fulcrook, attacco super mentre la difesa è fragile, e poi Luis Enrique per il Paris Saint-Germain cambia linea, meno stelle, più sostanza con il baby Zaire Emery. Dunque saranno gli avversari del Milan nel girone di Champions League. Andiamo alle questioni di mercato, perché sapete insomma che ieri è saltato ufficialmente il trasferimento di Taremi al Milan. Milan salta tutto, no al rilancio al Porto, adesso è corsa al numero 9. Rossoneri non accontentano le richieste di club e giocatore, e ora Sanabria piace del Torino, Pavlidis difficile della Z, Jovic il più semplice. E allora insomma vedremo anche qui se dovremmo andare a raccattare qualche cosa, ma piuttosto che raccattare non sarebbe meglio stare fermi e aspettare gennaio al limite se ce ne fosse bisogno, perché se i nomi sono questi nel frattempo Colombo va al Monza, eccolo qui, Colombo al Monza, l'affare già fatto, cessione slegata dalla punta di Pioli, l'attaccante rinnova col Milan e va in prestito da Galliani, avrà la maglia numero 9. E dunque vedremo come si chiuderà oggi finalmentissimo il mercato, con oggi alle 20, fine, e l'Inter a caccia di centrocampisti. Eccolo qua, l'Inter a fondo in Olanda, più Klassen di Van de Beek, Inzaghi avrà l'ultimo colpo. Scartate le piste Maxime Lopez e Ndombele, il centrocampista dell'Ajax è in pole position, contatti in corso, vuole lasciare Amsterdam. Dunque vedremo se l'Inter riuscirà in quest'ultima operazione. Ieri Marotta, insomma, dopo il sorteggio ha lasciato aperte le porte per quel che riguarda colpi last minute e occasioni che si dovessero presentare. E poi c'è la nazionale di Luciano Spalletti. Spalletti la prima Italia, oggi convocati per le gare con Macedonia e Ucraina, il CT punterà sui più pronti, anzitutto fisicamente. La prima Italia, i gol di Immobile, Reteghi, i dubbi Acerbi e Berardi. Questa è la rassegna stampa di oggi. Io però vorrei chiudere con un saluto. Adesso aspettate che lo trovo, perché dov'è? È qui davanti. Accidenti.
Me lo sono perso, ma lo trovo, un attimo solo, perché l'ho pubblicata anche nel gruppo Telegram News, e quindi eccolo qui, eccolo qui. Il saluto a Youngblood, eccolo qui. Il portiere numero 8 è spericolato. Youngblood è scomparso ieri all'età di 82 anni, lavorava in una tabaccheria ad Amsterdam. Il tabaccaio volante è stato portiere dell'Olanda del 1974 col numero 8 e del 1978. È stato tra i primi a giocare coi piedi. E ieri ci ha salutati. Con questo ricordo di Youngblood io vi saluto e vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e rinnovo gli appuntamenti di oggi. Alle 18.30 Friday Me Live, mezz'ora insieme per parlare della partita di questa sera. A partire dalle 20 nel gruppo Telegram News potrete commentare insieme a tutti noi proprio la partita. Ci sentiamo in diretta nell'intervallo e poi alla fine col post gara. Se volete conoscere tutto di questo canale e tutto quello che accadrà nei vari social, vi consiglio di visitare il rinnovato sito www.rinaldomorelli.it. Buon venerdì a tutti.